Rieccoci ancora una volta qua in casa di Andrea, nella cucina della mamma di Andrea. Io sono il Bocca, faccio da mangiare di vello corbuo, specialmente toscano. Quest'oggi voglio proporre una ricetta che la signora Irma Ansidieri da Orbetello, ma che vive a Grosseto, mi ha gentilmente ceduto, una ricetta di sua zia, che sarebbero le cicale farcite messe in salsa all'orbetellana. Una ricetta che io ho subito apprezzato perché solo il nome fa venire l'acqua in e poi c'era le cicale stamani che facevano tutte così, sicché l'ho dovute prendere. Ma che facevano? Tutte così. E allora l'ho prese, prima l'ho fatta morire perché la mamma di Andrea mi diceva non le tagliate da vive, e non l'ho tagliata da vive, sono stato bravo. Ma andiamo subito a vedere gli ingredienti che la signora Irma mi ha illustrato. Gli ingredienti per 4-5 persone sono molto semplici. Ci vuole un cipollotto, circa mezzo chilo di cicale, 400 g di polpa di pomodoro, 50 g di pecorino toscano stagionato, ma va bene qualsiasi pecorino di tutta Italia, basta che sia stagionato da grattare, del parmigiano, della mollica di pane sbriciolata, no pangrattato, ma raccomando, un pochino di vino bianco, del peperoncino che la signora Irma non me l'ha accennato, ma io nella salsa un po' di peperoncino per sono livornese, insomma d'Orbetello io, sale e pepe quanto basta e olio di vello buono, ma raccomando. Andiamo subito alla preparazione. Allora, la prima cosa da fare sarà la farcia, cioè quella che servirà a farcire le nostre cicale. Anche a te la faccia nuova ti servirà. No, la faccia è un'altra cosa. La faccia a te nemmeno se ti rifammi che mangelo, non ti preoccupare. Comunque, prendete la midolla sbriciolata. Questa è midolla di pane integrale, ma perché c'avevo un pezzettino di pane integrale potete usare benissimo il pane normale. Quello che avanza, che ci avete in più, non compratevelo il pane, quello tanto non avanza sempre in pezzettino, ve lo mettete da parte e ci fate queste robine lì. Il formaggio dovrà essere in quantità uguale alla mollica del pane, sicché se ne mette un po' di parmigiano e un po' di pecorino. Rigirate, impastate tutto bene, aggiungete un filo d'olio di vello buono, un pochino di sale e l'acquettina che hanno fatto le cicale. Impastiamo bene il tutto. Mi diceva la signora Irma che dovrà essere di una consistenza del pongo, ha detto lei. Mi raccomando, impastatela bene che si unisca tutto. Ci aggiungiamo un altro filino d'acqua, proprio un filo, un altro gocciolino d'acqua. Finito il composto lo metteremo in frigo per un po' di minuti che si compatti bene bene. Cosa dovremmo fare ora? Ora dobbiamo aprire le nostre cicale, dobbiamo incidere sopra il carapace. Prendete la cicaletta, infilate proprio, vedete come ho fatto io, la forbicina, e andiamo a incidere. Mi raccomando, fate attenzione quando fate questo lavoro, dovete averci un contenitore sotto perché, come possiamo notare, la cicala quando la apriamo butta un po' d'acqua. Allora, abbiamo aperto la cicala, così, guardate, questa c'ha anche tutte le uova, questa è speciale, è qualcosa di fenomenale questa cicala qui. E fate così con tutte le vostre cicale. Io mi sono un attimo avvantaggiato e le ho già fatte tutte. E ora vado a farcirla. Anzi, prima di farcirla, creerò la salsina di pomodoro dove poi verranno finite di cuocere. Cosa facciamo allora? Prendiamo un bel tegame, lo mettiamo sul fuoco. Aggiungiamo un po' di olio, circa 2-3 cucchiai d'olio. La padella, ricordiamocela, è bella calda. Prendete uno spicchiettino d'aglio. Ne levate l'anima come faccio sempre anche io, così, sac. Facciamo un bel tritino con quest'aglio. Mi raccomando, deve essere bello fine che si sciolga subito il nostro spicchiettino d'aglio. Sentite, già soffrigge, perché era bello caldo l'olio, Molto importante questo. Ci aggiungiamo un pezzettino piccolino di peperoncino e fate attenzione quando rovesciate il pomodoro ora perché vi schizzerà da tutte le parti. Allora mettete il fuoco basso, basso, basso. Ci andate ad aggiungere un filo d'acqua per ripulire anche il ciotolino dal pomodoro in più. Un filo di sale, anche due, e alziamo il tutto. Questo pomodorino qua dovrà cuocere circa un quarto d'ora, che ritiri, che prenda sapore dell'aglio, e lo lasciamo così. Mi raccomando, fate attenzione che non vi si attacchi, ogni tanto giratelo. Allora, come facciamo a farcire le nostre cicale? Molto semplice. Dove avete fatto il taglio, allargate leggermente, vedete, e ci andiamo a mettere tutta questa farcia. Così, va bene? A riempire
e ve le appoggiate un attimo su un piatto, va bene? Fate così con tutte quelle altre, ci vediamo dopo quando io ho finito. Il sughettino al pomodoro è pronto, l'ho spento, ora andiamo a cucinare le nostre cicale appena farcite. Allora, prendete un nuovo tegame pulito, lo accendiamo, prendete la vostra cipollina, la pulite anche questa, mi raccomando, perché la parte, quella, questa qui è dura come il legno. Tagliate delle fettine molto fini, aggiungiamo circa 2-3 cucchiai d'olio qua, ci mettiamo dentro la cipolla, facciamo soffriggere leggermente la cipolla, abbassiamo un pochino, sennò ora ci vado a mettere la cicala. Mettete le cicale dentro a modino, alziamo bene il fuoco, aggiungiamo il vino bianco, mi raccomando non lo mettete sul ripieno, sulla farcia, ma cercate di distribuirlo dove non c'è. Sempre fuoco bello alto che evapori bene. Un minuto che il vino evapora tutto, lo andiamo a tappare. Un altro minutino tappato, il tempo proprio 3 minuti di cottura e le nostre cicale sono pronte. Ecco pronte, le nostre cicale sono pronte, vedete hanno cambiato quasi tutto il colore, hanno rilasciato. Facciamo evaporare gli ultimi 30 secondi tutta l'acquettina. A questo punto facciamo un cambio, rimettiamo sul fuoco il nostro pomodoro. Facciamo prendere bene il calore. Appena il pomodoro, vedete, inizia a sorbollire, ci andiamo a rovesciare le nostre cicaline così, guarda. Le sistemate a modino in mezzo al pomodoro. Mi raccomando, il pomodoro non deve superare il bordo della cicala. Facciamole cuocere un altro minutino e il nostro piatto è pronto. Guardate che bellezza, signori, sono pronte per essere servite, perché la cicala non deve cuocere 3 giorni, la cicala, no, la ciccia non ci rimane più nulla. Le andiamo a impiattare, guardate che bellezza, cosa ve lo dico a fare, guardate come vengano belline. Ne diamo per 4, sono 2, 4, 6, 7, e 3, 10, 3, 13, 15, 18. 18 diviso 4, la vedo dura. Se ne dà 5, a 2 ne toccano 4, va bene? Un po' di sughettino, mi raccomando da non mettere sopra la farcia ma lateralmente. Ultimo tocco del bocca, un filino d'olio a crudo. E il piatto è servito, signore e signore. Cicale all'orbetellana, ricetta della zia Irma. Irma Zidieri, che voglio dargli un bel bacione per questa ricetta che deve essere eccezionale. E ora andiamo a assaggiare una di queste bontà. Naturalmente non è molto facile da mangiarsi la cicala, bisogna entrarci dentro. Infatti si aspetta un pochino, però. Anzi, se no poi diano che sono ignorante, ma io lo sono. La cicala si fa così. Con il risucchio, Con il risucchio, E non sa di nulla. Bocca. Ma che ve lo dico a fare, signori? Che ve lo dico a fare? Con questa goduriosa ricetta mando un bacione a tutti quelli che mi seguono, a quelli che hanno comprato Il mare in bocca, il mio libro sulla costa, sulla cucina tipica della costa toscana. Chi non l'avesse ancora comprato può ordinarlo in libreria facilmente. E un bacione a Irma, grazie mille a tutti quanti, alla prossima!